Sarà per il cumulo di fatiche dell'amaro mercoledì di Coppa. Sarà per la preoccupazione suscitata dalla presenza della Roma alle calcagna. Sta di fatto che la Juventus del primo tempo contro l'Inter sembra imbalsamata e deve affidarsi a Platini per uscire dal suo torpore. I nerazzurri approfittano della lentezza e della prevedibilità della manovra altrui e governano la palla con linearità, creando questo pericolo grazie ad un'azione Fanna Altobelli. A volte dà l'impressione di muoversi più tra pattoni in panchina che non la squadra in campo, priva oltretutto del miglior Laudrup. Smaltita la prima mezz'ora di ipnosi, la Juventus si scuote, ma la lucidità non è all'altezza delle intenzioni. Il gesto di stizza dell'avvocato Agnelli illustra un momento delicato per i bianconeri. Quando l'Inter perde Rummenigge, la Juventus comprende che è giunta l'ora di affondare i colpi e chiama in causa il generosissimo Pacione. Con mimica partenopea, il salernitano Delia reprime le proteste dei bianconeri. Su punizione di Cabrini, Zenga si supera e accoglie con uno smagliante sorriso i complimenti di Platini. Sul susseguente cross di Mauro, Ferri frana sul francese, occasione il penalty. Mi raccomando Zenga, niente scherzi, sembra gridare Platini al portiere prima dell'esecuzione. La rete del transalpino dispensa ossigeno ad una Juventus non in crisi, ma sicuramente in difficoltà. Dottor Umberto Agnelli, un primo tempo che ha dimostrato che la Juventus non è in crisi, a parte il fatto che abbia segnato su rigore. Ma di Juventus-Inter ne ho visti di più belli. Direi che sono due squadre che non giocano al massimo. Quello che conta per la Juventus molto è il risultato, quindi speriamo che rimanga così. E sembra la Juventus in difficoltà? Un pochettino sì, direi che è lenta. Direi che sono tutte e due le squadre, non un po' nel pallone. È importante il risultato di oggi in prospettiva scudetto, mi pare, no? È fondamentale, è la cosa che conta di questa partita. Nella ripresa la Juventus, se non altro, appare più sciolta, pur senza toccare livelli di gioco realmente apprezzabili. Il tourbillon dei centrocampisti nerazzurri, Tardelli, Bredi e Fanna, non è rapido, ma almeno preciso, e la qualità del fraseggio episodicamente produce anche qualche emozione, nonostante l'isolamento di Altobelli orfano di Rummenigge. In un colpo solo Delia riesce a fare arrabbiare tutti, tifosi, giocatori, trapattoni e corso. A farne le spese il tecnico nerazzurro, che manifesta all'italiana le sue perplessità e viene espulso. Trapattoni si affida alle energie fresche, Caricola e Pin, ed è proprio su cross di Caricola che nasce l'azione del raddoppio. Quando la palla giunge fra i piedi di Platini, l'avvocato Agnelli ha un sobbalzo e comprende che il francese ha in serbo la vampata di genio. Assist per Bonini e bordata del 2-0. Il clan nerazzurro, Zenga in testa, reclama per un intervento di Scirea su Baresi, destinato alla moviola. L'Inter oggi è riuscita a creare sicuramente qualche problema alla Juventus. Sentiamo il giudizio su questa partita di Walter Zenga. Sì, soprattutto nella prima mezz'ora del primo tempo siamo riusciti a contrastarli molto bene. Poi a 5 minuti alla fine è venuto questo episodio del rigore che ci ha un attimino così scombussolato i piani. Siamo dovuti andare all'attacco, la Juve ha giostrato in contropiede, infatti ha fatto gol alla fine proprio su un'azione di contropiede. Quale può essere il gioco delle previsioni a tuo giudizio a questo punto per quanto riguarda la lotta per lo scudetto? Beh, direi che la Juventus è molto favorita.